Per favore non dire parole difficili perché dopo divento matta a fare i sottotitoli. E sti cazzi dove ci divertiamo, eh? Hey, you're watching? Ciao a tutti e benvenuti a Live Love Lang, il canale dove vi insegniamo come imparare molte lingue e come vivere all'estero. Oggi insieme a me c'è Federico, è un mio amico italiano. Buongiorno a tutti. E oggi siamo qui per parlare delle tradizioni del Natale in Italia. Devo presentarmi ancora? Sì, certo. Mi chiamo Federico, sono di Milano, studio all'Università Ca' Foscari di Venezia e sono in scambio universitario con la Keio University qua a Tokyo. Keio Daigaku, tamaine, sugoi! E starò qua appunto 6 mesi, me ne mancano altre 2, non vedo l'ora di tornare in Italia perché ho bisogno di cibo italiano e poi dopo di tornare in Giappone. Me ne porti un po' dopo? No, sarà tutto finito. Voglio una pizza, il Natale! Che bello! Cosa c'è da dire sul Natale? Che Natale è una tradizione che ha tanti anni di storia. Parliamo dell'impero romano. Perché un giapponese ti ha chiesto: ma lo festeggiate il Natale in Italia? Il Natale è nato in Italia! Aspetta, non è nato in Italia, però... diciamo che la tradizione natalizia è nata in Italia, è nata sotto durante l'impero romano. A Roma si sa per certo che si festeggiava... I Saturnalia, ho studiato latino. Ah, è plurale? È plurale. Sono delle feste che partivano dal 17 dicembre fino al 23 ed erano, si facevano queste offerte, sacrifici a questo sacrifici dio Saturno, il dio del tempo che passa. Esatto, si usava a scambiare questi doni, cosa che poi appunto è rimasta nella tradizione mondiale. In realtà non lo so, in Giappone non so se lo facciano proprio. Non lo so. Esci col ragazzo e mangi KFC. Mangia KFC e la Christmas cake. Ok, così non so come si faccia a passare la frittata. No, ma che poi ho sentito che ci sono proprio le prenotazioni a KFC, che è una cosa sul lucida. Serio? Sì, che non riesci a trovare posto. Cosa molto bella, spoiler, Saturnalia, orge, ci facciamo anche le orge. Perché era l'inverno, avevano freddo, dovevano scaldarsi. Esatto. Sì, quindi la tradizione del Natale è molto antica, ovviamente non deriva solo dall'Italia perché abbiamo letto, visto che abbiamo studiato, che in realtà non è solo... No, lasciami che è così più italiano che E quindi è una tradizione che non deriva solo da un posto in particolare. No, si è mischiato in più o meno tutto, le tradizioni europee si sono mischiate. Esatto. Ed è nato quello che è più o meno oggi l'idea di Natale che si ha almeno nel mondo occidentale. Sì, però ovviamente a seconda del posto, ecco. E in Italia anche a seconda della regione, della città, cambia. Ci sono differenze di ci sono delle come festeggiare il Natale all'interno del vostro stesso paese. Esattamente, ma dopo anche di famiglia in famiglia cambia. Sì, vabbè, per quello. Quindi per esempio da me in Veneto l'albero e il presepe si fanno il 13 dicembre, che è il giorno di Santa Lucia. Mentre invece a Milano si fa il giorno di Sant'Ambrogio, che è il 7 dicembre. Ecco. Vabbè, in realtà così. L'importante è farlo. Io più viaggio, più vivo all'estero, più mi viene voglia di tenere conto di queste cose. È vero. Non voglio dire nulla. Però boh, mi fanno sentire un po' a casa. E da dove vieni tu? Sì, sì, insomma, cioè, con per altre culture ti viene voglia un attimo di tornare anche alle radici della tua. E quindi cosa fanno gli italiani di solito a Natale? Mangiano e bevono. Mangiano e bevono. L'importante è mangiare. Famiglia. Soprattutto famiglia. Il Natale è una festa, è la festa della famiglia. No, è come Thanksgiving. No, come i giapponesi che vanno al KFC. Sento mia nonna che dice. Allora. C'è chi festeggia la sera del 24 e chi invece, come le nostre famiglie, festeggia il giorno del 25, cioè il giorno di Natale. Il pranzo di Natale più che la il cena. Il pranzo di Natale. La vigilia di Natale. Sì. Si fate la mezzanotte, si va a messa se sei credenti, perché tutto questo anche per tradizione in realtà, sì, è una delle feste più importanti. Comunque è la festa. Perché, ovviamente se non lo sapete, il giorno di Natale, Natale è il giorno in cui è nato Gesù Cristo, come Christmas, Christ. Perché se uno si dice Natale, non dice Saturnalia, quindi Natale è una festività cristiana di fatto. Però essendosi mischiata con il substrato pagano di fatto che c'era già prima, si è mischiato e diciamo che si sono un po' sfumati i contorni. Ed è anche per questo motivo che c'è, vabbè, Gesù bambino che nasce. Ma poi c'è un vecchietto con la barba che ti passa. Che porta i regali. Ti porta i regali, che non è nulla di cristiano. Non si capisce. Tra l'altro un vecchietto che per noi italiani viene dalla Finlandia, viene dalla Lapponia. Sì, ma in realtà no, perché in realtà la figura di Babbo Natale era...
un santo che veniva dalla Turchia. Insomma, non si capisce niente. Sì, sì. Perché è un agglomerato di tradizioni, esatto, che arrivano da vari punti dell'Europa. Però comunque è tutto una base di fondo. Babbo Natale è per tutti in questo San Nicola, in inglese Saint Nicholas, che poi diventa Saint Nicholas. Santa Claus. Oh. È più grossa cosa, addirittura è santo patrono di una città del sud Italia, che è Bari, dove Babbo Natale non lo chiama Babbo Natale, lo chiama direttamente San Nicola. Per esempio, ho conosciuto un mio amico finlandese, mi ha detto che da loro Babbo Natale è un demone che porta il regalo di notte, un demone. Top, figata. Comunque, di base in Italia cosa si fa? Si fa a messa, perché è una festività più che altro cristiana. E infatti per Natale non si fa solo l'albero, come abbiamo detto prima, anticipato, si fa sia l'albero che il presepe. Sono praticamente delle statuine, piccole o grandi, dipende dal posto. Dipende da quanto... Di Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, e l'asinello, il bue, le caprette, il pastore, i re magi. Ognuno fa la sfida da fare il presepe, il presepe più bello, perché dopo appunto cosa succede? Il Natale è una festività che noi passiamo in casa. Sì. Non si va neanche al ristorante. No. Si mangia in casa, si prepara il cibo in casa, gli ospiti che sono familiari o non anche amici, in realtà, sì, va benissimo. Mm-hmm. E ognuno porta da mangiare. Quindi cosa si fa? Si fa la sfida chi ha il presepe più bello in casa. Certo. Perché dopo non è che si rimane lì, si va a vedere il giorno dopo un'altra festività. Oh sì, il giro dei presepi è bellissimo. Si gira in casa degli altri, quindi diventa la sfida a chi ha il presepe più bello. Ma io mi ricordo che da piccola una cosa bella era andare nel bosco a prendere il muschio e le cortecce e fare il presepe così. Che in realtà Gesù era in mezzo al deserto. Lunghe. Il Gesù era in mezzo al deserto, ma noi avevamo il muschio. Anche il fatto di costruire l'albero e il presepe tutti insieme è anche una cosa che si fa insieme, sì, in famiglia, no? Sì, sì. Fare l'albero si fa assolutamente in famiglia. Certo. Questo immagino che sia una cosa che facciano tutti. Sì. Almeno dai film americani così mi sembra, ma non so. Ma ditemi se è vero. Non lo so. Vabbè. Ma forse i giapponesi no. No, forse i giapponesi non fanno l'albero in casa. Ma non è una loro tradizione, basta parlare di Giappone. Fatecelo sapere. Ci sono giapponesi che guardano e che capiscono? Per piacere. Scriveteci, grazie. Per piacere. Festeggiato la vigilia di Natale. Aspetta. Sì. Cosa stavo dicendo? Cibo! Allora, in Giappone KFC. Cibo! Beh, in America si pensa Thanksgiving sarà il tacchino. Al forno. In Italia cosa c'è? In realtà non ci sono dei cibi particolari. Ci sono e non ci sono. Perché in Italia in realtà quello che fa, diciamo, il cibo particolare di ogni festa è più che altro un dolce, di solito. Quindi allora carnevale, frittelle, crostoli, Pasqua, la colomba. E a Natale cosa si mangia? A Natale pane tu, panettone, foto, che è milanese, mentre a Verona Italia, il pandoro. Si mangia solo il giorno di Natale? No. No. Perché appunto una cosa che è rimasta più o meno dalla Saturnalia sono le festività di Natale, nel senso che è un plurale, non è Natale e basta. Sì. Noi iniziamo a far festa dal 24 e finiamo il 6 gennaio, perché ci sono altre festività, cioè c'è la vigilia, c'è Natale. Sì. C'è Santo Stefano, che è il giorno dopo Natale, che in realtà è soltanto una scusa per andare a trovare altri familiari. Sì. C'è il Capodanno e c'è la Befana il 6 gennaio. Cos'è la Befana? La Befana è una strega vecchia. Con il cappello. Porta, esatto. E con la scopa. Il carbone ai bambini cattivi, i dolci ai bambini buoni, come li porta dentro una calza. Dentro perché una calza. Gli italiani, le calze noi le usiamo a Natale, le usiamo alla Befana. Il 6 gennaio. È tutto molto complicato, è difficile tenere una traccia. Addirittura il panettone si riesce a trovare anche qua in Giappone. Sì, se si va da il pandoro è buonissimo. Il pandoro, che è strano, perché il pandoro non ha l'uvetta e non ha i canditi dentro. Quindi pensavo fosse molto più facile per un giapponese da mangiare. Sì. Però dopo puoi metterci la Nutella sopra. In realtà cosa facciamo? Noi facciamo delle schifezze. Tipo il pandoro da solo non lo mangio. Cioè no, è un po' noioso. Da piccolo lo mangiavo, però adesso lo mangio quando lo rifai, ovvero tagli il pandoro e lo fai a stelle. Ah sì, stelle, sì, sì, quella è la cosa. E dentro ci metti la crema al mascarpone. E noi italiani siamo più bravi a fare schifezze. Beh, insomma, però è buono. Però esatto. Al pranzo, in realtà, oltre a questi dolci, è proprio un pranzo che parte dall'antipasto, poi c'è il primo, i secondi, i dolci, i terzi, la frutta, i dolci, avanti, la frutta, poi cazzo tutte le, scusate, beep, poi tutte le arance e le arachidi, oh, che Madonna, si mangiano. Madonna, perché si mangiano queste arance e arachidi? Non l'ho ancora capito. E il caffè corretto alla fine, ovviamente. Il caffè corretto, che noi lo chiamiamo digestivo perché serve per fare il rottino, tipo, sì, come se si fosse... In realtà è solo per una scusa per bere. Una scusa per bere, perché dopo in realtà la vera
essenza del Natale è addormentarsi perché si è bevuto e si è mangiato troppo. Sì, brilli sul divano. Sì, davanti a un film di Natale. Si mangia. Esatto. E però, si sta in famiglia. A differenza, e si sta con gli amici. A differenza dei giapponesi, che loro vedono più lo shogatsu, il capodanno, come una festività familiare, noi invece vediamo il Natale. Il capodanno è una festività che si fa in, con gli amici. Si fanno viaggi, per esempio l'anno scorso sono stato a Copenaghen, si affitta una baita, tipo. Si va a fare festa. E si fa festa tutta la notte. L'importante è distruggersi. L'importante è appunto wasting yourself. E bere. E bere tanto. E festeggiare. Si mangia quando è capodanno, tra l'altro. Ed è per questo che il primo è festa, perché devi riprendere. Perché devi dormire, di fatto. Cioè tu inizi l'anno senza aver capito cosa ti sia successo. Insomma, non divaghiamo. Ed ecco, comunque sì. E è nulla. E basta, insomma, questo è quanto. Questo è il Natale in Italia. E quindi, insomma, se voi venite in Italia durante il Natale, pensate che magari ci sia una mega festa, in realtà sono tutti a casa a mangiare. Sì, non c'è niente di aperto. È il nostro primo Natale che facciamo fuori dall'Italia. Ah, sì, è la prima volta che sono via da casa a Natale. Anche io. Ed è molto triste. Sì. La mia mamma è molto triste. Natale, sì, solo che, cioè, capito, in Giappone qua, ma cioè, è una cosa spettacolare. Mettono luci ovunque. È quello che mi... Illumination ovunque. È quello che mi sta... Mi disorienta un po', perché appunto vedo queste... luci che neanche in Italia mettiamo, neanche in Italia, perché, no. Forse perché non abbiamo i soldi. Può essere. E c'era tipo qua a Tokyo, sembra Roppongi, per esempio, sembra di essere una fiaba, cioè, sì, tipo, cos'è? È assurdo. O fanno addirittura i mercatini di Natale. Sì, sì. E poi vanno a lavorare il giorno di Natale. E quindi tipo a Natale non si va a lavorare, porca È una cosa proprio forte per gli occidentali, scusateci giapponesi se state guardando il video. È proprio tanto importante, non sappiamo, forse sì, come il vostro shogatsu. Neanche per il punto di vista proprio cristiano, cattolico, religioso, non è quello, è proprio perché è importante per la famiglia, è importante per staccare. Nascita sì, di anche io non credo, proprio, per esempio. È però il una bella senso storia, della no? famiglia, esatto, no? Che sta insieme anche nell'avversità. Una, non lo so, manca un po' questo feeling di essere, cercare stare di ricordarsi di essere una persona migliore, ecco. Sì. A Natale puoi. Copyright. Quello che non puoi fare mai. E sì, questa cosa la devi tagliare. È un po' strano, sa un po' di ipocrito. Sì, sa un po' di... Sapete proprio il capitalismo puro. È quello, brava. Ecco, sa di quello. E nulla. Possiamo finire il video? Sì. E quindi ringrazio tantissimo Federico che è stato grazie qui a, te per a avermi condividere il disagio. Se volete vedere un altro video che abbiamo fatto insieme, siamo andati insieme a Kawagoe. Sì, metto sì, il link qua nella descrizione, quindi andate a vederlo. È carino. Non abbiamo più bisogno di dirvi cosa fare su YouTube. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale se volete vedere più video come questo. Se avete qualsiasi domanda, scrivetelo nei commenti qua sotto e vi risponderemo. Ci vediamo presto e intanto buon Natale! Buon Natale, buone feste!